monastero di Santa Maria di Magdala, Moncalieri, Torino. Dal punto di vista italiano è il monastero più giovane di fondazione. Più o meno quanti anni fa? 10, 15? 11. Nel 2001, 11 anni fa. E questa è la terza sede? Sì, la terza sede. Abbiamo pellegrinato prima nella periferia di Torino, poi siamo state ospite per 3 anni in un'ala del monastero della Visitazione, poco distante di qua, e poi nel 2004 ci è stato donato questa casa da una signora che ci aveva conosciuto e che era abbastanza nota qui a Torino, che ha voluto donarci l'abitazione dove noi siamo adesso. E naturalmente quando uno vive in un monastero va avanti un poco di inerzia, è normale. Se c'è una partenza nuova invece ci vogliono delle motivazioni, perché chi si accollerebbe mai un peso del genere se non avesse delle motivazioni? Le vostre motivazioni, che immagino fossero anche dei sogni e delle speranze all'epoca, quali erano? Ma oserei dire niente di nuovo sotto il sole, come dice il buon Coelet. Forse il desiderio di una vivere, se era possibile ancora di più, in modo forte e radicale, una vita in comune. Probabilmente questo è semplicemente non perché gli altri non lo facciano, tutt'altro, ma semplicemente perché in una comunità più piccola questo diventa veramente ancora più esigente, ecco, da questo punto di vista. E alla luce di questo, anche la scelta di spazi di preghiera, di attenzione alla dimensione contemplativa, al silenzio, erano componenti che si sono un po', che ci sono state. La diocesi ci aveva chiesto all'epoca, quando chiedemmo al cardinal Poletto, di essere, per quanto era possibile, nell'assoluto rispetto della nostra vita claustrale, se era possibile almeno che le persone venissero almeno talvolta a condividere con noi la preghiera liturgica o l'eucaristia, cosa che peraltro abbiamo sempre fatto. Santa Teresa d'Avila, faccio una parentesi, nel suo opuscolo sul modo di visitare i monasteri, fatto per un prelato, ovviamente non voleva scriverlo perché diceva lei ne sa più di me, ma poi insomma l'altro ha insistito e gliel'ha scritto, dice subito all'inizio che sebbene ci siano degli argomenti molto spirituali e delle dimensioni da verificare di tutta importanza, però il visitatore guardi subito i libri dei conti, perché dice se va bene l'economia, insomma, forse qualcosa è già a posto. Allora io vi faccio una domanda brutale, ma voi economicamente come vivete? Noi abbiamo toccato con mano che la provvidenza è straordinaria. Proprio a partire anche semplicemente da questa casa. Noi abbiamo trovata completamente ristrutturata e perfettamente ammobiliata. Le abbiamo ridato il bianco, proprio una sciocchezza, come si suol dire. E la gente ci ha voluto e ci vuole veramente molto bene, sono molto 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 presenti, con una provvidenza puntuale, attenta, precisa e tenerissima. Dall'altra parte noi, proprio per questa disponibilità di accoglienza, riceviamo delle offerte, facciamo dei piccoli lavori anche di correzione di bozze, di lavori con il computer e cose di questo genere, insomma. Cioè, sì. E poi abbiamo anche delle pensioni. Certo, certo. Avete un sito? Sì. Sì. Per voi è importante o l'avete solo perché vi interessate del computer? No, credo che per noi è stata una possibilità, l'abbiamo veramente valutato molto, abbiamo discusso molto in capitolo, secondo noi era importante per permettere di farci conoscere per un certo verso e anche per poter condividere qualche cosa della nostra vita, ma anche se vogliamo di riflessione così, con chi poteva accedere a internet. E d'altra parte oggi è il mezzo più usato, onestamente, per cui... E dal punto di vista della frequentazione, salva restando ovviamente la vostra vita, chi vi frequenta? Soprattutto dal punto di vista di chi viene qui, anche per la testimonianza che voi date, per ricevere qualcosa, eccetera, avete qualche iniziativa in particolare?
Abbiamo un'iniziativa particolare che è quella della lezione divina che viene proposta la seconda domenica a proprio il pomeriggio, però abbiamo anche altre persone che vengono qua, sia giovani che meno giovani, sia per dei momenti di silenzio, sia anche per un accompagnamento spirituale, soprattutto alcuni giovani che ci vengono inviati o dal Centro Diocesano Vocazioni, oppure che conosciamo tramite lezione divina o semplicemente diamo amici degli amici. E poi ci sono altre persone che vengono da noi per l'Eucaristia, per celebrare con noi la liturgia delle ore. E oltretutto c'è anche dei laici domenicani che talvolta ci frequentano e che condividono con noi anche questo. Cose molto piccole, la nostra è una comunità piccola, giovane, per cui come dire stiamo un po' al nostro passo, un passo limitato ovviamente. Piccola, facciamo il numero? Siamo in sei. Sei. E saremo in sette dal prossimo settembre perché una giovane ha fatto domanda di entrare in postulato. Dal punto di vista del vostro rapporto con il governo dell'ordine, perché dico governo? Perché insomma volere una fondazione nuova per forza ha bisogno di un aiuto particolare del governo dell'ordine. Ecco, è andato tutto bene? Abbiamo avuto un ottimo perché non ci sono aggettivi superiori, rapporto sia con fra Carlos, prima fra Timothy, poi fra Carlos e infine padre Bruno, che ci hanno costantemente seguito. Padre Carlos possiamo dire che ci ha seguito proprio quasi fisicamente, oltretutto lui era procuratore prima, ma diverse volte è venuto a trovarci, diverse volte ha chiesto nostre notizie, ci ha sempre incontrate tutte le volte che c'erano delle assemblee, ci ha ovviamente seguito in una maniera squisita, fraterna e paterna. E padre Bruno, quando è diventato anche lui padre maestro generale, ci ha incontrate, si è interessato di noi, ha chiesto il perché e il per come, ha voluto sincerarsi di una serie proprio della nostra vita. Avete contatti con i monasteri italiani e anche all'estero? Sì, abbiamo molti contatti sia di fraternità che di collaborazione con moltissimi monasteri italiani, anche perché sia Suor Gabriella che io siamo membri di due commissioni volute dal Maestro Generale. Suor Gabriella come madre maestra collabora con le altre maestre a livello nazionale, proprio su incarico anche dell'Assemblea delle Priore, per organizzare momenti di formazione comune per le nostre novizie, per le giovani formazioni italiane. Per cui per un motivo o per l'altro ci si conosce, si collabora insieme, ci si aiuta dove e quando è possibile. Per cui. E poi conosciamo altri monasteri in Francia, in Spagna, negli Stati Uniti, perché per vari motivi siamo entrati in contatto e ci sono almeno scambi di notizie e scambi di fraternità. Una domanda che pongo alla fine a tutte, se doveste dire qualche cosa ai frati, manifestare qualche desiderio a quelli della provincia ma anche agli altri, che cosa direste? Noi siamo felicissime della fraternità, la nostra esperienza qua a Torino è stata ed è stupenda perché è una grandissima fraternità, ci vogliono un mondo di bene, vogliamo noi a loro un mondo di bene, sempre molto presenti anche per un discorso di formazione, per un discorso di confronto, per la fraternità. Ci hanno accompagnato con simpatia e anche in alcuni momenti sono stati importantissimi fratelli per quanto riguarda anche un confronto, per un discernimento, per una riflessione, perché talvolta è anche importante che quando si hanno dei dubbi, come dire, da buoni fratelli ci si dica, come dire, questo che tu stai facendo spiegamelo perché non lo capisco, oppure forse io avrei pensato diversamente. E questo è dato molto importante perché in ogni caso è stato un confronto con, come dire, approcci diversi, ma è stato ancora più importante perché ha permesso alla comunità di crescere come discernimento e come approfondimento. Tutto, ogni scelta è sempre stata un pochino, è stata rivista e riapprofondita. Beh, auguri di continuare in questo cammino con i risultati che il Signore ha previsto e che vorrà. Grazie. Buongiorno, buona giornata. Grazie.